Al via il dibattito pubblico sul nuovo ospedale di Livorno nell'area ex Pirelli, previsti incontri tematici, laboratori partecipativi e webinar di approfondimento rivolti a tutti i cittadini. Sanità, RSA per distanze minime tra strutture, occorre autorizzazione. Sì, a maggioranza alla proposta di legge illustrata dal presidente Enrico Sostegni del PD, con 21 voti favorevoli, 5 contrari e 9 astenuti. Cultura al Palazzo del Pegaso, piante e cabrei del Mugello e della Val di Sieve, inaugurata la mostra che resterà aperta fino al 17 febbraio nello spazio espositivo Ciampi. Prende il via il dibattito pubblico sul progetto del nuovo ospedale di Livorno nell'area ex Pirelli, indetto dall'Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione della Regione Toscana. La fase degli incontri pubblici sarà inaugurata il 14 febbraio e si concluderà nel mese di aprile. Il calendario, che prevede incontri tematici, laboratori partecipativi e webinar di approfondimento, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco di Livorno Luca Salvetti, la direttrice generale dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest Maria Letizia Casani e la responsabile del dibattito pubblico Agnese Maria Bertello. Erano presenti anche il direttore dell'ospedale di Livorno Luca Carneglia e il responsabile dell'area servizi tecnici dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest Riccardo Casula. Obiettivo del dibattito è quello di consentire alle cittadine e ai cittadini di essere informati in maniera trasparente e completa sul progetto, promuovendo uno scambio tra loro, progettisti e promotori. Discuterne le ragioni, i suoi aspetti strategici, le caratteristiche tecniche e i possibili impatti, raccogliere osservazioni, pareri, proposte utili ad arricchire la riflessione sul progetto. Questo dibattito vuole andare verso i cittadini, coinvolgendoli nella riflessione, ha detto Agnese Bertello, responsabile del dibattito pubblico. Il dibattito pubblico si apre con un primo incontro il 14 di febbraio, quindi tra una settimana alle 18, stiamo ancora definendo la sede ufficiale dell'avvio, e andremo avanti fino all'11 di aprile, quindi ci sono 2 mesi intensi di incontri, laboratori, webinar, sopralluoghi, quindi tutta una serie, una molteplicità di iniziative e di incontri che sono volti proprio a consentire ai cittadini di comprendere pienamente le caratteristiche di questo progetto, di poterle discutere tra di loro con i progettisti, con i proponenti, quindi con la ASL, con il Comune, per riuscire a fare delle raccomandazioni, delle proposte, delle domande ovviamente, no? Ai proponenti, ai progettisti, per migliorare questo progetto e renderlo il più possibile adatto ai bisogni della città. Quindi noi avremo diverse modalità, ci stiamo immaginando anche delle modalità che vadano proprio incontro ai cittadini lì dove sono. Vogliamo veramente allargare il più possibile la partecipazione e coinvolgere tutti i cittadini che fino a questo momento non hanno avuto l'occasione di esprimersi. Il nuovo ospedale è un'opera fondamentale per il futuro della sanità cittadina, ha detto il sindaco di Livorno Luca Salvetti. Sì, la fase partecipativa che riguardava il Comune è stata fatta nei mesi scorsi e in 2 step estremamente interessanti. Adesso parte il dibattito pubblico che è lanciato dalla Regione Toscana e dalla ASL, che sono gli enti attuatori, e è richiesto per legge, quindi andava fatto su opere di una certa dimensione come all'ospedale di Livorno. Sarà un'occasione in più per soprattutto parlare del modello sanitario che andrà dentro quella struttura e di come la struttura si inserirà nel comparto della città, e poi anche di come tutto il quadro complessivo anche dei vecchi padiglioni verrà riorganizzato in quella che definiamo noi la cittadella della salute. Oggi si apre una fase importante per il nuovo ospedale di Livorno, ha affermato Maria Letizia Casani, la direttrice generale dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest. Oggi è una giornata importante perché si apre il dibattito pubblico per la costruzione del nuovo ospedale, che è una delle fasi importanti e previste dalla normativa. E, sì, è importante perché effettivamente l'ospedale di Livorno, che è un grande ospedale, il secondo più grande, diciamo, a parte le aziende ospedaliere universitarie,
non è adeguato, diciamo, agli standard degli altri ospedali regionali, quindi la Regione ha previsto un finanziamento importante per far sì che la comunità di questo territorio abbia un ospedale adeguato alle professionalità che ci sono già presenti all'interno della vecchia struttura di Viale Alfieri, ma adeguato anche agli standard di accoglienza, di comfort che hanno la maggior parte degli ospedali di questa dimensione. Oggi è un momento che vorrei intendere come sì, formale perché è previsto dalla normativa, è un passaggio obbligato, ma sostanziale perché credo davvero che l'ospedale possa diventare la casa dei professionisti, dei cittadini, nella misura in cui siamo in grado di accogliere, ascoltare e loro ascoltare noi su quelle che sono le nostre difficoltà, i nostri vincoli, le loro necessità. Quindi mi piace. Abbiamo previsto tante modalità diverse di partecipazione proprio perché vogliamo ascoltare e vogliamo prendere atto nella progettazione definitiva quelli che sono gli output di questo passaggio. Un passaggio che ritengo fondamentale. Lo dico sempre, ma veramente io ci credo moltissimo. Se la comunità, che è quella che utilizza i servizi, e le pubbliche amministrazioni non parlano lo stesso linguaggio, non condividono una stessa linea, credo che non si dia un buon servizio. Sì a maggioranza in aula con 21 voti favorevoli PD e Italia Viva, 5 contrari Fratelli d'Italia e 9 astenuti Movimento 5 Stelle e Lega alla proposta di legge disposizioni in materia di distanze minime tra le strutture residenziali soggette ad autorizzazione. L'atto, afferma il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni, nasce dalla convinzione che sui servizi sociosanitari siano necessari una programmazione e un governo regionale in relazione alle esigenze dei cittadini, indirizzando verso una diversificazione. Sentiamo le sue parole. Nasce da una ratio precisa, e cioè quella di riacquisire una governance pubblica della programmazione degli interventi per la non autosufficienza. Tant'è che il contenuto, quello fisso che rimarrà di questa norma, è l'applicazione del decreto legislativo 502 del 93 che prevedeva la possibilità delle regioni di introdurre una verifica di compatibilità delle nuove strutture residenziali e semiresidenziali, cosa in Toscana non era mai stata fatta, ma che ora con questa norma introduciamo. E infatti un articolo della norma che abbiamo appena approvato dice che la Giunta dovrà approvare i criteri con i quali darà questo parere. Questo perché vorremmo che ci fosse una distribuzione dei servizi che sia legata ai bisogni dei cittadini e non agli interessi soltanto di alcune imprese. Noi abbiamo bisogno intanto, per esempio, che ci sia una distribuzione omogenea sul territorio toscano e che i servizi siano differenziati. Non abbiamo bisogno solo di RSA, abbiamo servizi di centri diurni, di servizi per chi ha più abilità e possa continuare comunque a avere una vita autonoma, ma con una serie di aiuti e di servizi. Insomma, c'è necessario di un quadro generale sul quale l'assessore sta già lavorando. Fermo restando questo che è il contenuto della norma, poi abbiamo introdotto una norma transitoria che dice: finché non c'è la programmazione regionale non si può fare un RSA a meno di un chilometro da un'altra. La ratio di questa è abbastanza chiara. Noi vogliamo combattere quel sistema di elusione che è in corso in Toscana, perché come sapete la norma toscana vieta RSA con più di 2 moduli di 40 persone, e quindi massimo 80 posti. Attualmente in Toscana assistiamo a RSA che vengono fatte in batteria per eludere la norma. È come quando uno trova il cavillo per non pagare le tasse, tutto legittimo, però di fatto non paga le tasse. Questo è lo stesso sistema, si elude questa norma. E allora la norma transitoria del chilometro serve per combattere questo fenomeno. È evidentemente falso chi dice che questa norma transitoria voglia in qualche maniera combattere gli imprenditori, ostacolare gli imprenditori che vogliono legittimamente investire, i privati che vogliono investire in Toscana. Tutt'altro, questa norma non limita minimamente la possibilità di un investitore di fare un RSA di 80 posti in qualsiasi parte della Toscana. Dubito che chi vuol fare un nuovo investimento lo voglia fare a un chilometro, a meno di un chilometro, a 200 o 300 metri da un RSA che c'è già. Chi lo vuol fare perché vuol semplicemente eludere una norma che in Toscana però è vigente. Questa è la ratio della norma.
E adesso le parole del consigliere regionale Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, che ha espresso voto contrario. Noi pensiamo che il mercato dell'RSA, utilizzo questo termine brutto, sia un mercato chiuso. Ci sono 100 posti letto a disposizione e 150 persone che hanno bisogno, famiglie che hanno bisogno di un posto letto nell'RSA. Questa norma contribuisce a mantenere chiuso quel mercato. Noi pensiamo che non è detto che piccolo sia buono, così come non è detto che grande sia cattivo, noi pensiamo che buono sia buono, e da questo punto di vista, specialmente in un momento in cui la popolazione anziana cresce, in un momento in cui le famiglie sempre meno sono disponibili a tenere in casa anziani, ci sia bisogno di strutture adeguate, efficienti, moderne, dove ci sono gli strumenti della modernità, che siano palestre dignitose, piscine, ma anche connessioni internet, anche sale per collegarsi da remoto con i parenti che stanno lontani da casa, per quando non possono venire a trovare la persona anziana, che ci siano corsi di computer, che ci siano spazi dove poter guardare documentari, film e tutto il resto, quello che la modernità offre. Le strutture attuali, molto spesso, non sempre per fortuna, sono strutture non adeguate, strutture al limite della fatiscenza, dove la palestra magari viene fatta sul ballatoio delle scale, e questo non è un buon servizio per i nostri anziani e per la nostra regione. Noi pensiamo che un buon servizio lo si ottenga aprendo anche la concorrenza, viva la concorrenza, e in questo modo stimolando gli attuali gestori, che fanno già un gran lavoro, comunque a adeguarsi e stare al passo con i tempi. Tra gli astenuti la Lega e il Movimento 5 Stelle. Sentiamo dunque le parole di Giovanni Galli della Lega e Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Sì, la PDL 174 che riguardava la distanza minima fra le RSA. E all'interno del dibattito ci siamo trovati poi dopo in aula con tanti emendamenti che riguardavano ad esempio aree degradate, che riguardavano le strutture all'interno, i servizi, che riguardavano, per cui praticamente hanno allargato il percorso e secondo me l'identità di quella che era la PDL iniziale a tutt'altre funzioni e mansioni, per cui noi ci siamo astenuti contro. Perché il voto di astensione io non lo concepisco, vi dico proprio la sincera verità, perché siamo stati chiamati qui dai cittadini per decidere, ma in questa circostanza ci siamo ritrovati di fronte allo stravolgimento di una PDL e abbiamo chiesto se la potevamo riportare in commissione. Così non è avvenuto, ci siamo astenuti, ma questo non vuol dire che non riproporremo in commissione stessa il percorso di quei punti degli emendamenti che sono stati approvati oggi in aula. Tecnicamente la proposta così come formulata aveva un senso e sicuramente andava a colmare invece un lassismo che c'era stato da parte della Regione precedentemente, un lassismo che è stato anche nei controlli, tra l'altro, del proliferare di RSA che in alcuni casi appunto si sono andate moltiplicando sul territorio. Però dobbiamo andare a monte della questione, perché nello stesso momento in cui si vanno a guardare dei tecnicismi sulla costruzione di nuove RSA a fronte di una popolazione toscana che sta invecchiando e che ha bisogno di una presa in carico delle persone che vada a guardare anche alla loro quotidianità e che quindi non si riduca semplicemente a costruire o a prevedere di costruire strutture per ammassare in luoghi grandi o piccoli una popolazione che invece avrebbe bisogno di un accudimento e di una cura maggiore. Dobbiamo sicuramente andare a guardare a monte di questo problema, quindi delle RSA e del fatto che ad esempio sono aumentate anche le tariffe per il privato che decide di mandare o ha necessità di mandare il proprio familiare in un RSA. E anche sulla qualità ci sono stati purtroppo dei casi poco edificanti su cui la Regione, prima di andare a fare una modifica su questi dettagli, avrebbe dovuto vigilare molto di più, e sono successi anche molto recentemente. Infine il commento di Stefano Scaramelli di Italia Viva, che ha espresso parere favorevole. Un impianto di legge che ci convince, che abbiamo sostenuto e votato. Bisognava migliorare l'adeguamento normativo delle strutture sanitarie in Toscana. Questa norma consente agli interventi una maggiore qualità, ma soprattutto una maggiore umanità degli interventi. Questa è la finalità, e anche la sostenibilità. Il sistema delle RSA toscane ha bisogno di un livello di sostenibilità, di un adeguato finanziamento, ma anche normativa che mettano nelle condizioni chi fa investimenti di poter adeguare le strutture
misure e fare interventi che ovviamente vedano sempre e comunque la persona al centro di queste iniziative. Una mostra a Piante e Cabrei del Mugello e della Val di Sieve e un libro edito dal Consiglio regionale della Toscana rappresentano e raccontano il lavoro di ricerca straordinario fatto dal gruppo archeologico Dicomanese. A tagliare il nastro dell'inaugurazione della mostra, che resterà aperta nello spazio espositivo Ciampi fino al 17 febbraio, la presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi. Erano presenti il consigliere regionale Cristiano Benucci e il sindaco di Dicomano Stefano Passi. Sentiamo le parole di Cristina Giachi. Quando ci troviamo di fronte a lavori come questi, a opere come queste, cabrei e mappe che descrivono il nostro territorio, ci rendiamo conto che c'è un legame strettissimo di corrispondenza tra gli occhi che guardano e interpretano il territorio e quindi i cuori e le teste dei cittadini e la ricchezza del territorio stesso. Si influenzano a vicenda e danno luogo ad un'esperienza magnifica di cittadinanza, come tutti i toscani e le toscane possono testimoniare per la Val di Sieve, per il Mugello, e anche però un'esperienza bellissima di comprensione del territorio. Questi lavori che sono visibili presso il Consiglio regionale negli spazi espositivi Ciampi fino al 17 febbraio raccontano il territorio, ma anche raccontano lo sguardo di chi quel territorio ha abitato, raccontato e rappresentato. È davvero un modo bello, profondo e anche attento a quell'economia, a quella storia materiale della nostra terra, non solo la storia delle idee, che tanto ha fatto per la Toscana e l'ha resa quella che oggi è nell'esperienza di tutti. Per il consigliere regionale Cristiano Benucci si tratta di una mostra bella e affascinante, allestita grazie al lavoro del gruppo archeologico di Dicomano. È una mostra bella e affascinante quella che è stata allestita grazie al lavoro del gruppo archeologico di Dicomano, che ha ritrovato e rimesso insieme tutte le carte, i cabrei degli ultimi cinque secoli della Val di Sieve e del Mugello. Ripercorrono la storia di quella terra, l'evoluzione, il confine tra i popoli, i borghi abitati che ora sono diventati magari grandi centri e lì sono poche case. È una parte della nostra storia, anche nell'evoluzione della cartografia passa la ricostruzione della storia di tante comunità e di tanti comuni. È un bel lavoro e di cui dobbiamo essere grati al gruppo archeologico. È un patrimonio regionale quello che oggi inauguriamo, racconta il sindaco di Dicomano, Stefano Passiatore. Beh, comunque è vero, ma basta immergersi pochi minuti in queste sale per capire la grandezza di questo lavoro, il lavoro fatto dal gruppo archeologico, ma che ha riportato alla luce un modo di gestire il territorio. La Toscana è bella anche perché negli anni si è avuto cura del territorio e queste piante, questi cabrei dimostrano l'accuratezza, l'attenzione che prima le famiglie nobili e poi i contadini hanno messo nella gestione del territorio. Penso sia davvero un patrimonio regionale quello che oggi inauguriamo. Quella di oggi è la realizzazione del nostro sogno, ha detto Laura Passerini, presidente del gruppo archeologico Dicomanese. Questa mostra che adesso è stata approntata qui nel Palazzo regionale è stata fatta alcuni anni fa, però il nostro grande desiderio era quello di trasportare queste bellissime immagini anche in un libro che desse la possibilità a più persone, diciamo, di incontrare questa bellissima realizzazione. E di conseguenza, con l'aiuto appunto della Regione Toscana, siamo riusciti a coronare il nostro sogno e quindi a trasformare queste immagini di questa mostra in un libro che è appunto intitolato Cabrei, che vanno dal, diciamo, un'analisi che va dal Mugello a tutta la Val di Sieve, sperando che le persone che lo comprano sicuramente sappiano che cosa sono i cabrei. Infine, a spiegare che cos'è un cabreo è il vicepresidente del gruppo archeologico Paolo Pasciolla. Nella ricerca presso gli archivi locali delle piante stradali, della viabilità, di tutto ciò che poteva riguardare la viabilità, un giorno miracolosamente a Vernio, guardando in un archivio, nell'archivio dei Bardi, è venuto fuori un cabreo.
un perfetto sconosciuto anche a noi che ci occupiamo della materia. D'altra parte non mi meraviglio perché, secondo una mia statistica personale, non più del 2% della popolazione sa che cos'è un cabreo. Comunque diciamo che è un libro di fattoria, un grosso come un atlante, molto pesante, ricoperto col cuoio, con la pelle, addirittura con delle graffe di ferro, che contiene tutti i dati della proprietà, quindi la fattoria, dati di ogni genere di tipo agricolo, confinanti, se c'è un ruscello, se c'è i conti di quanto ha fruttato la raccolta, eccetera, eccetera. Poi però a un certo punto in questo cabreo compare un'opera d'arte. Un'opera d'arte che cos'è? È un dipinto che veniva fatto dall'agrimensore, che era quello che teneva il cabreo, un dipinto che era, ora questo qui è primordiale per esempio, però è, indubbiamente è una visione della proprietà e quindi c'erano tutti i confini, tutte le caratteristiche, ma c'era anche questa aggiunta artistica,